Abbiamo fatto in 30 mesi come governo regionale quello che non si era fatto in 30 anni. Abbiamo restituito dignità a una trentina di lavoratori precari, dignità lavorativa naturalmente, che vivevano nella provvisorietà. È stato un lavoro difficile, anche con la collaborazione delle organizzazioni sindacali. Per 30 padri di famiglia sarà un capodanno diverso. La gioia più grande è vedere i lavoratori finalmente stabilizzarsi e avere una loro dignità, anche se l'hanno sempre avuta perché non hanno mai fatto mancare il loro lavoro e il loro impegno nonostante tutto. Questo per noi è motivo di orgoglio, significa che la politica quando vuole sa dare risposte e il governo Musumeci in questo senso, e ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di risolvere anche questo problema in un teatro che riparte ma che ancora ha bisogno di tanto tanto lavoro per farlo tornare ai fasti di una volta. Si raggiunge un obiettivo per il quale l'assessore Messina, il presidente Musumeci, il sindaco della città hanno lavorato in maniera incessante, ventre a terra, superando problemi finanziari, problemi burocratici amministrativi. Ma l'importante è essere arrivati a questo giorno che rappresenta anche un punto di partenza all'interno di un percorso qualificante che il Teatro Massimo Bellini ha intrapreso qualche anno fa, all'interno del quale ognuno ha fatto la propria parte.